Ciao ragazzi, voglio parlarvi della piramide alimentare. La piramide alimentare serve per capire quali sono gli alimenti che maggiormente ci mantengono in forma e quali invece lo fanno meno. La piramide è fatta così. A forma di piramide, come dice il nome. Alla base ci sono gli alimenti che possiamo mangiare in maggior quantità, per esempio i cereali, i semi, la pasta. Ma sapete che sono proprio questi gli alimenti che ci danno maggiore energia per giocare, per correre e anche per studiare? Al secondo gradino della piramide troviamo la frutta e la verdura. Anche questi alimenti ne possiamo mangiare a volontà. Fanno benissimo, perché proprio nella frutta e nella verdura si trovano le vitamine, che ci rendono forti e ci proteggono dalle malattie. Per esempio, lo sapete che i mandarini e le arance sono pieni di vitamina C, che d'inverno ci protegge per il raffreddore. Le banane sono piene di potassio. Il potassio fa benissimo per il cervello e per le ossa. Sopra frutta e verdura troviamo i formaggi, i salumi, la carne. Questi alimenti non fanno male, però vanno mangiati meno regolarmente rispetto a quelli che abbiamo detto prima. È infatti molto importante variare i nostri secondi. Se a pranzo abbiamo mangiato le uova, alla sera potremo mangiare i formaggi oppure la carne. Così possiamo variare la nostra dieta. Per ultimi sono rappresentati i dolci, i grassi animali come il burro e i grassi vegetali come l'olio. Sappiamo tutti che non possiamo mangiare tutti i giorni le merendine, sennò ci viene mal di pancia, mal di denti. Però una volta ogni tanto una fettina di torta. Ricordate che ogni alimento è importantissimo per il nostro organismo, però in diverse quantità. Lo sapete che l'olio extravergine di oliva, anche se si trova nella parte alta della piramide alimentare, fa benissimo per il nostro organismo? Sì, e poi con la pasta, con le verdure, è buonissimo! Con la canzone impariamo come mangiare bene! I cibi sono tanti e profumati, hanno sapori più svariati. Sono tutti colorati, dolci, amari e anche salati. Le porzioni devi valutare, segui la piramide per farti consigliare. Varia spesso la tua dieta, e attento al semaforo e a ciò che ti vieta. Fritti, burro, grassi e dolci vari, lo sai bene, non sono salutari. Guarda il semaforo, è acceso sul rosso. Questi cibi mangiar tanto non posso. Carne, pesce, legumi e cereali, mangia sempre allontani tutti i mali. Guarda il semaforo, è acceso sul giallo. Con tanti cibi il tuo menù puoi inventarlo. I cibi sono tanti e profumati, hanno sapori più svariati. Sono tutti colorati, dolci, amari e anche salati. Le porzioni devi valutare, segui la piramide per farti consigliare. Varia spesso la tua dieta, e attento al semaforo e a ciò che ti vieta. Mangia frutta e tante verdurine, così dice mamma, non vai dal dottore. Guarda il semaforo, è acceso sul verde, e allora puoi anche esagerare. I cibi sono tanti e profumati, hanno sapori più svariati. Sono tutti colorati, dolci, amari e anche salati. Le porzioni devi valutare, segui la piramide per farti consigliare. Varia spesso la tua dieta, e attento al semaforo e a ciò che ti vieta. Bene ragazzi, abbiamo imparato come prenderci cura del nostro corpo attraverso quello che mangiamo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!